oggi ci troviamo qui, tutti insieme nel giorno di Pasqua, il giorno della resurrezione. San Paolo nella lettera ai Colossesi scrive: fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, perché sente il bisogno di preoccuparsi di metterci davanti un sé. Non sta certamente mettendo in dubbio la resurrezione di Gesù, né che in quella resurrezione siamo coinvolti anche noi. E conosce bene i testimoni, quelli che sono corsi al mattino al sepolcro, quelli che hanno mangiato e bevuto con il risorto fino al giorno dell'ascensione. Lui stesso sulla via di Damasco ha visto una luce, da lì ha sentito la voce del Signore. Con le sue parole Paolo è come se ci invitasse non solo a riflettere sulla resurrezione di Gesù, ma sugli effetti che fin da ora la resurrezione ha nella nostra vita. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Da quello che cerchiamo si capisce davvero chi siamo. Quello che cerchiamo nella nostra vita potremmo dire che alla fine ci rivela il nostro grado di partecipazione alla vita di Dio, o al contrario può rivelare il nostro grado di affinità e vicinanza con la morte e perfino il nostro stato di putrefazione. Dai frutti si riconosce l'albero. E le cose che dobbiamo cercare di lassù quali sono? Sono in fondo tutte quelle che Gesù ci ha fatto vedere proprio qua giù con la sua vita, che giorno per giorno abbiamo contemplato ancora una volta in questa settimana santa. Non dobbiamo dimenticare che chi vede Gesù vede il Padre. Con quello che facciamo, con le nostre scelte, se ci radichiamo nella Pasqua, abbiamo allora ogni giorno la possibilità di seminare nel mondo, nella storia in cui siamo dentro, dei giardini della resurrezione. E seminarli proprio lì dove ci troviamo adesso, sia essa una corsia di ospedale, il letto della malattia, il luogo del nostro lavoro, un collegamento online studenti-insegnanti o con i colleghi per condividere idee, progetti, i problemi delle aziende o con i servizi sociali e la Caritas per capire come aiutare le persone. Il vestito bianco della resurrezione in questi giorni viene un po' spontaneo associarlo in particolare al camice di medici, degli infermieri. Ma questo lavoro lo fanno da sempre e che prima lo si dava per scontato, come davamo per scontato un sacco di cose. Come non è facile immediato per i discepoli riconoscere il risorto, la realtà è che non è neppure facile per noi riconoscere sempre i segni della resurrezione nella nostra vita. Ma al seminare giardini della resurrezione c'è anche l'alternativa, che spesso mettiamo in atto, che è il decidere di costruire con le nostre mani delle tombe per noi e per gli altri. So di una persona che vicino alla sua casa da 2 anni sta costruendo con le sue stesse mani la tomba di famiglia. È un vero e proprio mausoleo, molto più grande di tante case che ci sono in giro dove le famiglie abitano. Ogni volta che la vedo mi viene sempre un nodo alla gola. Mi viene da pensare al tanto tempo passato per costruire una tomba. Quando ci passo davanti, con la testa mi ci metto dentro anch'io delle volte. Mi immagino lì dentro e mi dico: ma davvero, quanto tempo passiamo ogni giorno a costruire delle tombe per i nostri cuori, dove mettere dentro noi stessi e spesso anche gli altri, anziché costruire dei luoghi di vita? Quante situazioni di morte nelle relazioni familiari ci sono in tante case. E in questo momento, che devono stare insieme tutto il giorno, gli uni vicino agli altri, mi chiedo sempre: chissà che fatica stanno facendo. È già difficile per chi si vuole bene stare sempre insieme. In questi giorni tanti papà che non possono andare al lavoro li vedo fare di ogni, tagliare l'erba dei pratini delle loro case anche 3 volte al giorno, ormai non c'è più erba, e li ringrazio perché per fortuna tagliano anche l'erba in parrocchia, per fortuna ci sono, e li vedi grattare e dipingere finestre, stanze, cucine, casa intera, arrampicati su scale, tappare buchi, costruire mobili. Insomma, è davvero il periodo dei papà fai da te. Per poter respirare, stare fuori casa, un po' fanno veramente di tutto e di più. E vedi tante mamme che più che fai da te devono fare online con la scuola dei figli, che per molte è un secondo lavoro. Quante situazioni di morte legate alle difficoltà economiche e sociali stiamo vedendo. Un'emergenza dopo l'altra, e purtroppo sappiamo che continueranno per mesi.
ma penso a tutte le tombe economiche che stiamo costruendo, in cui abbiamo seppellito dentro i nostri valori ideali più alti e più belli, a favore di ogni tipo di sfruttamento e logica di guadagno, di progresso, a volte anche senza grossi scrupoli. Adesso forse per la prima volta, con tanti paesi coinvolti, ci accorgiamo tutti insieme di quanto si fa presto a mettere in discussione il nostro sistema. Per non parlare di quelle tombe di cui non sentiamo più niente, ma che sono sempre lì da anni. La tomba del Mediterraneo, quella della Siria, la tomba a cielo aperto dell'Africa, di certi paesi del Sud America, la tomba dell'Amazzonia, sono talmente dimenticate adesso che devi tribolare anche in internet per avere informazioni. Quante cose sono state costruite sulla tomba della vita di altri nostri fratelli, e con la presunzione e perfino la pretesa che poi intorno a quello che abbiamo costruito ci sia lo stesso del buon profumo, ci sia aria di primavera. Non solo siamo chiamati a risorgere in Gesù e con Gesù alla fine, ma siamo chiamati a vivere da risorti, già rivitalizzati, doppati dalla risurrezione. L'uomo vecchio che in noi è stato crocifisso con Lui. Come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. La risurrezione ci apre gli occhi e il cuore e le mani sulla vita stessa di Dio. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Venerdì Santo alle 14:30 ho fatto una benedizione per una persona al cimitero a Roncadella, e non mi era mai capitato fino ad ora il Venerdì Santo. Pensavo al momento in cui Gesù è stato deposto, è stato poi messo nel suo sepolcro, e penso allora a tutti i sepolcri in cui a causa di certe situazioni siamo dentro anche mentre siamo in vita. Il Signore viene proprio per tirarci fuori dai nostri sepolcri, qualunque essi siano, e lo fa non in modo magico, ma attraverso ogni momento del triduo. Mai come quest'anno, chiusi tutti in casa, possiamo capire davvero l'importanza, la grandezza, la bellezza di avere qualcuno che viene e ci tira fuori. Ma come ci ha chiesto di lasciarci lavare i piedi, il Signore chiede anche di lasciare che Dio possa farci risorgere. Molte volte a testa bassa costruiamo ed entriamo nelle tombe quando siamo ancora in vita e ci chiudiamo dentro. Il Signore ci chiede di togliere almeno i catenacci che mettiamo dall'interno, perché possa spostare le pietre che ci tengono dentro. Allora le nostre tombe possono diventare come il sepolcro di Cristo. L'attesa del venerdì e del sabato santo, il silenzio che dopo le tre si respira, che ci disorienta, che fa sembrare che tutto è finito, è un silenzio in realtà tutt'altro che vuoto, tutt'altro che sterile. È il silenzio che prepara una nuova creazione. Il sepolcro diventa il grembo dove Dio, con la risurrezione, resuscita, genera, partorisce. Dove Dio sta generando, partorendo una vita nuova anche per noi. Dove Dio stesso fa l'esperienza del seme che gettato in terra deve morire per portare frutto. Le situazioni dove ciascuno di noi si trova adesso immerso, perfino a volte un po' schiacciato dal peso che sta portando, e penso a tante situazioni della nostra vita pastorale, ma oggi anche a tante persone care, situazioni nelle Marche, nella zona del terremoto che ho conosciuto quando sono stato giù, ma tutte quelle che ognuno può pensare, che porta nel cuore. Bene, con la Pasqua abbiamo il diritto di poterle vedere, queste situazioni, non più solo come tombe con scritto sopra la parola fine, ma come sepolcri dove nella fatica e nel silenzio lasciare operare Dio perché le possa risuscitare, dove lasciarsi appunto risorgere. Le donne la mattina presto, appena possono uscire, corrono di corsa al sepolcro. Mi chiedevo in questi giorni quando noi potremmo uscire, girare liberamente, dopo aver girato intorno alle case, su e giù per le scale, che sia tra una settimana o un mese, quale sarà il primo luogo in cui correremo, verso cosa correremo, o meglio ancora, verso chi correremo. Torneremo fuori da persone risorte con lo sguardo verso l'alto e verso l'altro, o da persone che hanno ancora la morte nel cuore, che guardano solo in basso le proprie ferite, guardano se stesse? Perché se non cercheremo di vivere qui le logiche di lassù, se non le cerchiamo e non le viviamo, torneremo presto nelle nostre tombe, al massimo con forme diverse. Per alcuni apparentemente saranno anche belle,
per molti rimarranno brutte come sempre, ma per tutti saranno sempre solo delle tombe. Perché questa Pasqua ci aiuti a passare dal diventare cercatori costruttori di tombe a cercatori costruttori di giardini di resurrezione. A Castellazzo con i nostri meravigliosi giovani abbiamo fatto a settembre è il giardino dei giusti della nostra età pastorale. In fondo è un giardino di resurrezione incarnato nella storia di adesso. Nel mondo di questi giardini ce ne sono tanti, senza che nessuno lo sappia e li conosca, senza che siano stati piantati alberi, ma ce ne sono tanti in tante case in tutto il mondo. Ogni volta che amiamo, noi passiamo dalla morte alla vita. Seminiamo semi di vita nuova. È come se inaugurassimo dei nuovi giardini, li aiutiamo a crescere. Dovremmo fare un po' come fanno le api, imparare a nutrirci del nettare del giardino dove Gesù è risorto e da lì poi impollinare davvero tutto il resto. Buona Pasqua di resurrezione a tutti.